Un'ottima Italia dunque in questo primo tempo di Spagna-Italia, valida per un posto in finale della Confederations Cup 2013 in Brasile. Diverse palle gol per l'Italia, alcune addirittura clamorose. Contiamo un grande Candreva sulla destra, varie occasioni con Girardino, De Rossi diverse volte, Marchisio, un'azione stupenda da una parte all'altra in velocità che ha portato a due colpi di testa, di cui uno clamoroso parato da un grandissimo portiere spagnolo che sta facendo veramente i miracoli. Il grande Casillas è il migliore in campo, secondo me, in questo primo tempo, il portiere della Spagna, che è una Spagna che appare svogliata e incapace di macinare il suo gioco con il pressing quasi inesistente, mentre il pressing dell'Italia funziona, un'Italia che sta aggredendo la Spagna. Diverse palle gol, ripeto, un Maggio scatenato in attacco, un ottimo Marchisio anche, De Rossi, De Rossi grande protagonista, insomma una grande Italia. Pirlo un po' sottotono, ma comunque ci sono ottime speranze per l'Italia di portare a casa il risultato, di battere finalmente l'Italia, la Spagna, scusate, non riesco a credere a quello che dico, dopo tanti anni c'è la possibilità. Ricordo anche che nel 2012, nella prima sfida, quella del primo turno, della prima partita, l'Italia giocò grosso modo come giocò molto bene contro la Spagna, che poi ci fece quattro gol nella finale. Quindi partita aperta da vedere, da divertirci. Torniamo subito quindi a vederla su Rai 1, Rai 1 Sport, Rai 1 e anche su Sky in chiaro. Questo è quanto, quindi una grande Italia. Il calcio italiano sta mostrando il suo orgoglio, mentre quello spagnolo prima o poi deve cominciare a cedere. Speriamo che queste parole si verifichino, diciamo, concretizzino con un bel risultato per l'Italia. Il Brasile, concludo con questo perché bisogna dirlo, anzi con due cose: il Brasile sta tifando Italia e questo ci fa piacere, quindi anche in virtù del prossimo anno, dove ci saranno i mondiali in Brasile. E seconda cosa, un omaggio a Stefano Bordone, che è morto da poco, dopo una malattia abbastanza brutta. Un saluto quindi, a più tardi, per il risultato di Spagna-Italia.